ancora, ti chiedo da difensore che partita è stata, tanta sofferenza, ma il Verona ci ha messo un cuore enorme. Sì, abbiamo fatto una gara incredibile, abbiamo soffrire tutti insieme con uno in meno subito, non lo so, dopo 15 minuti, quindi dopo è una partita difficilissima, ma abbiamo fatto tante cose bene, quindi alla fine siamo qua con 0 punti per questa partita, ma abbiamo fatto, come ha detto prima, una grandissima presentazione, quindi io sono molto felice per la squadra, perché abbiamo fatto tutte le cose che abbiamo lavorato tutta la settimana, quindi dobbiamo andare avanti così, così lo facciamo una buona stagione. La sensazione è quella che manchi qualcosa al Verona, anche insomma, nel corso della gara, questo rigore nel finale, l'espulsione di Stepinski, manca almeno un punto e anche qualcos'altro. Manca un po' di fortuna, delle decisioni dell'arbitro anche. Queste partite sono così, quando ti fa una gara buona mancano sempre 1-2% di fortuna anche. Abbiamo tirato 2 volte non so come si dice, in porta. Una porta che con posto. Alla fine mancava solo il gol. Mancava solo il gol, perché quando lo facciamo un gol qua la partita è aperta ancora. Un Bentegodi così, uno stadio così, dà una mano in più però. Sicuro, sì. Oggi ho visto un stadio, una tifoseria incredibile. Forza che andiamo così, perché così loro dai una mano a noi e così siamo tutti insieme più forti di prima. Giocando così si può fare una buona gara anche a Torino, anche contro i campioni d'Italia. Così si possiamo fare una buona gara contro ognuno.